con le risposte che arrivano da Bruxelles, dove si vota per l'olio ciliegino, dove il PD vota a favore dell'olio tunisino, io dico che se qui domani, così come è stato detto dal commissario europeo Hogan, il San Marzano si può fare anche in Belgio, domani si dirà che il ciliegino si può fare anche in Norvegia. Noi siamo fuori dal mondo, siamo praticamente destinati a morire. Ora, siccome la partita è altissima, abbiamo chiesto ad un governo nazionale, intanto la prima cosa, quella che è più urgente, è quella di dire blocchiamo le procedure esecutive, perché qui c'è un disastro da questo punto di vista. Fra qualche giorno andremo a difendere una signora, non proprio giovanissima, di 81 anni, che l'ufficiale giudiziario vorrà mettere alla porta. Fra qualche giorno, lo saprete. Ma siccome parlo della signora di 81 anni, come posso parlare anche del produttore che domani verrà messo fuori casa? Se il governo di questo PD che vuole fare le manifestazioni accelera addirittura sulle procedure esecutive, c'è qualcosa che non quadra. E io dico, se è questo l'atteggiamento di questo governo, qui bisogna alzare il livello. Bisogna alzare il livello in Sicilia, bisogna alzare il livello a Roma e bisogna farsi sentire dell'Europa. Venga il governo qui, venga il ministro dell'agricoltura, venga il ministro di grazia e giustizia e ne parliamo. I vittoriesi, i paghinesi, gli abitanti di Licata, di Gela, di Scicli non vogliono andare da nessuna parte, vogliamo farli venire qua. Per farli venire c'è bisogno che questi abitanti, questi soggetti, diciamo, che sono vittime di questo sistema, si mettano d'accordo sul da farsi, e lo faremo la prossima settimana con loro partendo da Vittoria.